questo portafoglio, quello che vedo. Questo è il portafoglio, però non c'è più la placca, purtroppo. Questo è Roberto, quando ha chiuso la banca di Cassino, prima ancora della Terra dei Fuochi. È partito tutto dalla banca di Cassino. L'indagine di Roberto, come diceva Falcone Borsellino, seguendo i soldi arrivi dappertutto. E lui, seguendo i soldi, seguendo Cipriano Chianese, è arrivato al traffico dei rifiuti. La parte del libro che mi piace di più è quella dei tempi della scuola, del liceo. Sembra quasi di leggere una storia di un film, di un partigiano quasi. Comunista fin da piccolo. Sì, marxista. Lui si definiva marxista. A Senti, tua figlia ha perso suo padre a che età? 13 anni, troppo presto. Ha detto che ha promesso di studiare, e di finire l'università e vuole entrare in polizia. Papà, svegliati. Torniamo a casa insieme, ti prego. Apri gli occhi. Non puoi mollare ora. Mi devi accompagnare all'altare quando mi sposerò. Perché nel titolo sottolineate la parola dovere e non parlate di eroe? Perché Roberto non amava definirsi eroe, e perché dobbiamo restituire normalità all'impegno quotidiano. E Roberto ci ha lasciato questa lezione, secondo me, straordinaria. Giro bolla, un traffico illecito di rifiuti, una discarica non autorizzata, non la fai solo col camorrista, col bufalaio, col fucile. La fai con i professionisti, quelli che dovrebbero adoperarsi per il territorio e per la comunità e invece si sono adoperati per l'interesse personale. La parola eroe mi ricorda quando l'hanno chiamato la prima volta, si metteva al centro del salone in posizione Superman e diceva: però il mantello l'ho lasciato in tintoria. Lui ha fatto il suo lavoro, quello che dovrebbe fare qualsiasi poliziotto. Quando ha scoperto il cancro, ha mai maledetto di aver condotto quell'indagine? Assolutamente no. E come ha detto anche lui, io sapendo di ammalarmi, sapendo forse di morire, avrei rifatto la stessa cosa, ma non per le istituzioni, ma per la gente. Nel 96 fa un giro in elicottero col pentito Schiavone, che gli indica tutti i posti in cui sono stati riversati i rifiuti. Sì, questo me lo ricordo benissimo perché ha portato a casa il nastro che hanno girato con Carmine Schiavone. Là ha cominciato un pochettino a raccontarmi, dice: vedi, qua sta indicando questa terra, guarda, ci stanno i bufali che mangiano, sotto ci stanno i rifiuti. Tutto quello che sappiamo sulla Terra dei Fuochi era contenuta nell'indagine, nei report, nelle informative di Mancini già negli anni 90. La pubblica opinione è ancora convinta che questa sia una storia solo di camorra. Invece è una storia di un'imprenditoria fallistica, di un capitalismo famelico che doveva cancellare dai bilanci i costi dello smaltimento e si è affidata a intermediari e faccendieri. Noi quell'informativa la facciamo vivere, pubblichiamo un'informativa in esclusiva, l'ultima che Roberto Mancini ha depositato presso la Procura di Napoli e facciamo rivivere quell'informativa del 96, provando a capire che fine hanno fatto gli imprenditori indicati da Roberto. Molti lavorano e ci insegnano come fare il green, come fare l'economia verde. Gli stessi imprenditori adesso si occupano delle bonifiche, magari, della Terra dei Fuochi. Assolutamente sì. Imprenditori che noi indichiamo all'interno del libro, vicini a Cipriano Chianese, principale imputato considerato dalla Procura di Napoli, l'inventore dell'ecomafia in Campania, continua indisturbato a lavorare. Le indagini di Roberto sono state secretate e messe in un cassetto per anni. Non ci credeva, dice: tutto il lavoro fatto, Faldoni. Dice: io in questa informativa ho messo l'anima, ma non solo lui, tutta la squadra hanno trascurato le famiglie per fare queste indagini. Ricordiamoci che avvocato Cipriano Chianese si candidò con Forza Italia dopo che è stato arrestato da Roberto. Io mi ricordo benissimo quel giorno. Roberto stava vedendo il telegiornale, ha battuto il pugno sul tavolo. Io mi sono pure spaventata, non sapevo che è successo. Mi dice: guarda questo qua, io ho arrestato, dove sta adesso? Si sta candidando. Quindi mafia e politica vanno a braccetto a sto punto. Non vedo però riconoscimenti legati allo Stato, alle L'ho istituzioni. levati. Forse perché pensi che in parte comunque lo Stato l'ha lasciato solo, abbandonato. E in una parte sì, per questa terra lo Stato non è presente, per quello che sta succedendo. Ci stanno ammazzando. A me viene una rabbia incredibile, perché io vorrei invitare queste persone all'ospedale a vedere i bambini che stanno morendo, quelli che stanno dentro la culla. Un bambino di 6 mesi che si ammala di tumore non può avere stile di vita. Noi rischiamo che ci cominceranno a nascere i bambini malati di tumore direttamente, come a Chernobyl, perché la Campania è il secondo Chernobyl, secondo me.
voleva vedere alla sbarra i responsabili e poi è morto con un desiderio, quello di ricevere una telefonata dai vertici dello Stato. Telefonata che non ha ricevuto, sono arrivate le corone dopo, quando ormai era morto. Però quel desiderio di vedere i responsabili alla sbarra è un desiderio che deve tradursi in un impegno. È successa la stessa cosa con Falcone e Borsellino. Quindi le persone che hanno lavorato per questo paese sono riconosciute dopo la morte. Cioè io mi voglio alzare la mattina, guardare negli occhi mia figlia e dire: io ho fatto qualche cosa per farti vivere meglio. Loro? Io voglio dire solo a chi porta la divisa: portatelo con orgoglio e non la sporcate mai. E vedrete che vivrete veramente orgogliosi come viveva Roberto.